Secondo voi, chi segue i miei consigli per combattere le occhiaie? Lui o lui? Ma sicuramente lui, guardate che contorno occhi luminoso, funziona. Volete eliminare quelle occhiaie scure e persistenti che disturbano e a volte deturpano il viso? Fate delle maschere naturali. Sono facili, veloci, economiche e potete prepararle a casa quando volete, per 2 o 3 volte alla settimana. Trovate gli ingredienti in cucina. Quegli stessi ingredienti che normalmente mangiate e nutrono il corpo, se li applicate sul viso, nutriranno la pelle. Ecco due delle mie ricette preferite, particolarmente efficaci. Prendete un cucchiaio di miele, l'albume di un uovo e un integratore di vitamina E. Il miele nutre, idrata, è antibatterico e astringente. È ricco di zuccheri naturali e enzimi vivi, quindi ha un effetto emolliente e cicatrizzante. Il bianco dell'uovo è ricco di vitamine, riboflavina e selenio. Ha un effetto levigante e compattante perché contiene anche vitamina A e collagene. La vitamina E può essere in forma di perle oleose oppure in compresse. Aiuta a ridurre il gonfiore, riduce la pigmentazione scura, migliora la microcircolazione e favorisce l'elasticità e il tono della pelle. Per fare la maschera anti-occhiaie procedete in questo modo. Mescolate bene il miele, il bianco dell'uovo e l'olio contenuto nella perla o la polvere ottenuta dalla compressa schiacciata di vitamina E. Formate un composto cremoso, applicatelo sulle occhiaie, sul contorno occhi e lasciatelo in posa per 10 minuti. A questo punto sciacquate con acqua fresca e applicate una crema leggera sul viso e sul contorno occhi. Particolare questa maschera, vero? Ne trovate tante altre sul mio canale. Basta iscriversi con un clic. Non avete a casa la vitamina E e volete fare subito una maschera più semplice? Capisco. Volete usare un ingrediente già presente nella vostra dispensa? Va bene. Ecco la ricetta della seconda maschera a base di pomodoro, in Italia credo che tutti ne abbiamo sempre a casa, yogurt naturale e succo di limone. Il pomodoro è ricco di agenti antiossidanti, in particolare di licopene, e ha un effetto schiarente sulla pelle. Lo yogurt è ricco di proteine del latte, lactobacilli ed enzimi naturali che favoriscono l'idratazione, il nutrimento e la rigenerazione della pelle. Il limone contiene numerose vitamine, tra cui la potente vitamina C, che insieme all'acido citrico ha un effetto cicatrizzante, antibatterico, anticoagulante e schiarente dei tessuti. Ecco come fare questa semplice maschera. Prendete mezzo pomodoro fresco, molto maturo, frullatelo o schiacciatelo bene, mescolatelo a un cucchiaio di yogurt naturale e un cucchiaino di succo di limone. Se avete la pelle molto sensibile, testate prima la maschera per 5 minuti sulla pelle all'interno del polso. Poi stendete questa maschera sulle occhiaie, lasciatela in posa per 5 minuti e sciacquate con acqua fresca, facendo attenzione che non bruci gli occhi. Fatto! Ora stendete un po' di crema idratante sul viso. Come dico sempre, approfittate del tempo dell'impacco. Per quei 5-10 minuti distendetevi a pancia in su, appoggiate le mani sull'ombelico e fate delle belle respirazioni lente e profonde. Questo momento di relax vi aiuterà. Le maschere schiariscono le occhiaie, la respirazione rilassa e in poco tempo sarete e apparirete molto più freschi e riposati, belli e rigenerati. A tutte le amiche e gli amici che soffrono di occhiaie scure, consiglio di guardare questi miei video. Sono veramente ricchi di consigli facili e utili sull'alimentazione e di strategie pratiche per contrastare visibilmente le occhiaie scure. Pensate anche ai vostri amici e alle vostre amiche che soffrono di occhiaie scure e diventate dei portatori sani di salute e di bellezza in questo caso, condividendo questo video. E scrivetemi, mi raccomando, le vostre domande, i vostri commenti e le vostre esperienze qui sotto. E sul mio sito, all'indirizzo scritto nell'info box qui sotto, troverete tante altre notizie utili per combattere le occhiaie in modo naturale. Mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video e iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!